Andiamo avanti, c'è Alberto Criaco, il tecnico della Bonise, Bovalinese, buonasera mister. Buonasera Antonio, a te e a tutti i radioascoltatori. Una sconfitta indolore oggi? No, assolutamente, esordisco col dirti che mi assumo tutta la responsabilità di questa sconfitta. Praticamente oggi siamo rimasti a Bovalino, credo che c'è stata poco umiltà da parte nostra nell'andare ad affrontare poi una squadra che ha meritato la vittoria, perché oggi è stata la più brutta bovalinese degli ultimi 3 anni. E te lo dico davvero con tutta l'amarezza possibile, perché sapevo, perché venerdì abbiamo avuto un confronto, ho avuto insieme al direttore sportivo un confronto con i ragazzi e avevo annusato, avevamo percepito che c'era qualcosa che non andava. Secondo me qualche giocatore ha tirato un attimino il remo in barca credendo forse che la salvezza è lì, a portata di mano, e quindi praticamente è stato fatto tutto il cammino, quando invece oggi abbiamo preso degli schiapponi. Forse da stasera qualcuno, iniziando dall'allenatore, cioè da me, iniziamo a capire veramente che noi non eravamo dei fenomeni prima. Sicuramente non siamo dei brocchi oggi, però siamo una squadra che naviga lì insieme alle altre, non abbiamo nulla di più delle altre, quello che ci dava qualcosa in più era la fame, era la voglia. Se questa poi ci viene meno, onestamente è giusto perdere queste partite ed è giusto praticamente non mantenere la categoria se questa è la Bovalinese, perché ti dico la verità Antonio, oggi mi sono vergognato dei miei ragazzi, mi sono vergognato di me stesso. Beh, parole forti, mister, è chiaro che ti aspettavi una gara diversa, insomma, non volevi andare a Cutro, dico, né a fare la guerra al Cutro per carità, ma volevi vedere giocare la squadra, è mancato proprio questo, non ha giocato, non c'è stato nemmeno gioco oggi. Vediamo se c'è Alberto Criaco, perché è di rientro e quindi... Vincenzo, ci sei? Sì, Vincenzo c'è. Vediamo se c'è Alberto Criaco, riprendiamo la linea. Chiaramente amarezza per questa sconfitta, perché giocare in casa del Cutro, un Cutro che chiaramente ha faticato in questo periodo, poteva essere un'opportunità forse per chiudere quasi questo torneo della Bovalinese, cosa che non c'è stata dal punto di vista del risultato ma nemmeno del gioco, perché chiaramente questo forse è la cosa che preoccupa di più il mister. Assolutamente Antonio, oggi non c'è da salvare nulla, ti ripeto, io ci metto la faccia perché perdo io insieme alla squadra, però peccare di umiltà, peccare di cattiveria agonistica non è nel nostro DNA. Oggi non salvo nulla, oggi onestamente non salvo nulla, ti ripeto, è la più brutta bovalinese degli ultimi 3 anni, perché 3 anni che io alleno questa squadra e non ho visto mai la mia squadra praticamente tirare il remo in barca, tant'è che io dopo 10 minuti mi sono seduto in panchina perché avevo capito, dopo 10 minuti, quindi Antonio ti faccio capire che l'avevo letta già in settimana, questo è un campanello d'allarme, di sicuro da martedì voglio avere un confronto con i giocatori e capire un attimino quello che c'è successo, perché è inconcepibile che una mia squadra possa praticamente andare in vacanza, perché oggi si è fatto Pasquetta, non siamo andati a fare una partita e mi assumo tutte le responsabilità del caso Antonio. Vincenzo. Beh, io non so che cosa dire dopo queste affermazioni del mister, chiaramente che sono molto pesanti e forti, però il fatto che lui l'aveva già intuito, da che cosa l'aveva intuito? Dagli allenamenti, dalla mollezza, non lo so. Mi pare una cosa No. Ti rispondo subito, dall'esserci sì. In Borghese City, io ho visto in qualche giocatore da 2-3 partite, perché non siamo più la Bovalinese di fine girone d'andata, perché anche domenica abbiamo operaia, perché io già dalla partita col Gallico Catona, poi col Sestale stesso, non ho visto la Bovalinese con quella rabbia, con quella voglia, con tutto quello che sappiamo metterci, quindi secondo me qui qualche calciatore si è imborghesito un attimino, non capendo che praticamente non si è fatto nulla, e siamo sempre una squadra di eccellenza che naviga lì, deve capire, qualcuno deve capire che praticamente siamo una squadra operaia, questo è. Sì.
Mister, io ho esordito dicendo un turno, cioè una sconfitta indolore, no? E potrebbe essere un turno comunque indolore guardando i risultati delle altre squadre. Antonio, non può essere indolore fare una prestazione del genere a prescindere da chi avevamo di fronte. Ti ripeto, sì, io ho rispetto per il Cutro, ho rispetto per tutte le squadre. E se avesse perso col Cotronea con un'altra squadra ti avrei detto la stessa cosa. Sì. E che praticamente qualcuno è rimasto a casa. E io l'ho notato in settimana, qualcuno deve farsi un bagno di umiltà, fermo restando che l'artefice principale di questa sconfitta è il mister Criaco. Vabbè, vedremo, ci aspettiamo la reazione domenica prossima. Dai, speriamo, cioè io me lo auguro fortemente, Antonio, sì. Perché è inconcepibile una roba del genere, perché i dirigenti stanno facendo il possibile per tenerci tranquilli. E quindi è giusto e doveroso, perché poi quando c'è da dire le cose è giusto e doveroso dare soddisfazione a delle persone che onestamente ogni fine mese fanno dei sacrifici. Quindi sì, io questo vuole essere un allarme, io sto lanciando un allarme ai miei calciatori, però la sconfitta me la piglio tutta io oggi, Antonio. Sì, sì. È chiaro che c'è stata pure quella parentesi con la tua protesta, mister, tra virgolette, protesta subito rientrata nei confronti della società, che poi mi stai sottolineando pure che ha reagito alla fine. Assolutamente, la mia voleva essere una provocazione, forse sbagliata nei toni, può essere sbagliata magari sbandierarla così, io volevo una reazione. I miei dirigenti l'hanno capita, ci siamo confrontati e ne siamo usciti più forti di prima. Adesso però qui c'è un problema praticamente di umiltà e io non l'accetto, perché arrivato a sto punto chi mi dà garanzie quantomeno che corre e lotta su ogni palla da domenica prossima giocherà? Chi si sente arrivato, secondo me martedì è giusto e doveroso da parte di qualche calciatore alzare le mani e dire mister io non continuo, fermo restando ci tengo a precisare che la sconfitta della Bolognese oggi è per il 95% è opera mia. Vabbè, dai, anche il mister chiaramente si assume le proprie responsabilità. Sono tutte senza mie, togliere. Antonio, sì. Però qualcuno deve capire che certo, se non si è operai non si è fatto nulla. Siamo una squadra di eccellenza che sta cercando con tutti i mezzi disponibili di salvarsi. Quindi non siamo una squadra nemmeno a vincere, siamo una squadra di metà classifica al momento che cerca di salvarsi, che si deve guardare dietro, Antonio. Sì, assolutamente. Va bene, dai Vincenzo. Va bene. Salutiamo Alberto Criaco e ci risentiamo alla prossima.